Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video. In questo nuovo video tutorial vi spiego come risolvere l'errore PowerShell se è arrestato o non funziona su Windows 10 e Windows 11. Quindi, in questo breve tutorial ti spiego come aggiustarlo. Quindi, iniziamo prima ad andare nella barra di ricerca, andiamo su Attiva o Disattiva funzionalità di Windows, clicchiamoci sopra, scendiamo fino a giù, fino a trovare la cartella Windows PowerShell 2.0, clicchiamo su più, motore di Windows PowerShell 2.0, togliamo così queste spunte, tutte e due, e facciamo ok. Chiudiamo qua e riavviamo così il nostro sistema. Se non dovesse funzionare, una volta riavviato il sistema, ti consiglio di andare di nuovo su Attiva o disattiva funzionalità di Windows e rimettere quelle spunte su quelle due cartelle di PowerShell. Ok? Quindi in questo caso andiamo su CMD prompt dei comandi, esegui come amministratore, facciamo così una pulizia, sfc spazio slash scanno, invio, farà così le analisi del sistema. E non ci resta che attendere. Farà così un'analisi di tutti i file per vedere se ci sono altri problemi da risolvere. Se non c'è nessun problema, abbiamo risolto così l'errore di PowerShell e forse abbiamo anche risolto altri tipi di errori che ostacolano così il sistema. Ok, nessuna violazione di integrità trovata. E facciamo exit. Chiudiamolo così con sicurezza. Ora vado un attimo ad aprire PowerShell, Windows PowerShell. Ok, il mio Windows PowerShell funziona. Mi dice anche di installare la versione più recente di PowerShell, io non la installo, mi tengo questa. Quindi, se questo video ti è stato utilissimo, ti consiglio di iscriverti al canale, di attivare la campanellina e di lasciare un like. E noi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!